Bene, cari telespettatori, bentornati nei nostri studi. Oggi dedicheremo questo spazio di approfondimento a una rassegna intitolata Impronte femminili e lo faremo insieme a due ospiti. Do il benvenuto a Sara Cucchiarini, assessora alle pari opportunità del Comune di Fano, nonché curatrice di questa rassegna, e Mara Cerri. Mara è regista di cinema d'animazione, nonché autrice del manifesto della rassegna. Benvenute. Dunque, questa rassegna che è dedicata all'arte, alla cultura, ma anche alla narrativa, no? Per le pari opportunità e i diritti umani, quest'anno giunge alla quarta edizione, ma si svolgerà completamente in modalità online al momento a causa della pandemia. Poi si vedrà, insomma, anche l'evoluzione nei prossimi mesi, assessore. Sì, Simona, esatto. Abbiamo deciso che era più importante portare avanti l'esperienza di Impronte anche online piuttosto che non farla. Per cui abbiamo iniziato l'8 marzo, come vuoi da tradizione, l'esperienza di questa rassegna, e sicuramente fino alla fine di maggio andremo online, per cui ci saranno 13 appuntamenti online che si possono seguire sulla pagina di Impronte Femminili e quella del Comune di Fano, sia Facebook che YouTube, e sulle pagine dei comuni che di volta in volta sposano, diciamo, gli appuntamenti della rassegna. Comunque una collaborazione tra territori, linguaggi, ma soprattutto tra donne, e ci saranno anche delle ospiti importanti. Esattamente, i comuni quest'anno sono 13, di cui il Comune di Fano è il comune capofila. Le donne coinvolte sono più di 60 nei 23 appuntamenti. Come dicevo, una prima parte l'abbiamo pensata sicuramente online, 13 appuntamenti online. Altri 10 appuntamenti invece saranno in presenza, naturalmente con l'incognita delle condizioni che la pandemia ci permetterà, insomma, come la pandemia ci permetterà di andare avanti. Lo vedremo, diciamo, volta per volta. E i territori sono un altro aspetto molto importante della nostra rassegna, perché abbiamo sempre lavorato, questo è il quarto anno che lavoriamo in sinergia con altri comuni. È un progetto proprio che ha questa valenza, questa caratteristica, e dal primo anno, che erano 8 gli appuntamenti, siamo arrivati a questo, la quarta edizione, con ben 13 comuni, che forse è importante anche ricordare. Sì, sì, assolutamente, li citiamo tutti. Voglio ricordare che il Comune di Fano, naturalmente, è il comune capofila, poi ci sono il Comune di Appecchio, Borgopace, Cagli, Cantiano, Fermignano, Fossombrone, Mondavio, Pergola, la new entry di quest'anno, San Costanzo, Serra Sant'Abbondio, Urbania e Urbino. Ecco, e quest'anno questa edizione è dedicata un po' anche ai diritti della Madre Terra. Lo vedete alle nostre spalle, questo manifesto che è stato appunto realizzato da Mara. Mara, da quale idea sei partita? Sì, naturalmente Sara mi aveva dato queste indicazioni e quindi io ho disegnato inizialmente il bozzetto di questa ragazzina in età, nella sua pubertà, in ascolto della terra, di un germoglio sottoterra che sta per nascere. Poi c'è stato un bellissimo confronto sia con Sara che con Emanuela Orciari, che è un'artista amica che ha lavorato le edizioni precedenti. Abbiamo avuto l'idea di rendere questa terra non più orizzontale ma verticale. E dunque la posizione della ragazzina somiglia sempre di più a una ragazzina che è in ascolto, come di un pancione, come di qualcosa che è in potenza di essere, appunto. E questo germoglio verde, piccolo, con una codina, a me ricorda anche, lo chiamo If Piccolo Drago, mi ricorda appunto la forma e il colore di un drago, e questo mi permette di ricondurmi alle scritture di una scrittrice che io amo tantissimo, di origini napoletane, Anna Maria Ortese, cui quindi dedico in qualche modo spessissime volte il mio lavoro, alla quale mi rifarei anche per il filo rosso che congiunge i lavori che saranno in mostra quest'estate. Come mai questo tema? Tema, allora, noi siamo partite dedicando una rassegna alle pari opportunità ed è sembrato sempre più evidente che comunque ci stavamo occupando di diritti umani. La sensibilità, soprattutto negli ultimi anni, è cambiata ed è sempre più evidente che parlare di diritti, quando si parlano di diritti, è importante parlare di diritti umani, ma anche di diritti ambientali.
c'è una nuova consapevolezza, una nuova coscienza che sta comunque prendendo, si sta sviluppando, e questo penso che sia un bene, anche se sicuramente molto in ritardo, perché il nostro interesse è quello di indagare quello che è un po' il concetto di ecologia integrale, anche citato dallo stesso Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si, dove in termini molto, diciamo così, riduttivi, molto stringati, si va a sottolineare di quanto sia importante riconoscere che la matrice del rispetto nell'essere umano è la stessa che muove il rispetto dell'ecosistema e di tutti i suoi e di tutte le sue cose. E questo è molto importante per una consapevolezza ambientale che generi comunque un atteggiamento di rispetto a 360 gradi nei confronti del mondo che si vive e nei confronti di tutte le sue creature. Lunedì ho assistito al primo appuntamento. Vogliamo ricordare anche le donne che sono state le protagoniste? Sì, è stato un appuntamento importante, eravamo veramente tutte molto emozionate perché eravamo in molti stream su tanti canali, quindi c'era anche l'aspetto tecnico che ci metteva un po' così... L'apprensione. Sì, diciamo. Invece è buona la prima. È andato bene, c'è stato molto pubblico, questo è stato per noi molto importante, quindi vuol dire che c'è un affetto da parte comunque delle donne e degli uomini che seguono la rassegna ormai dalla prima edizione, e sta crescendo anche questo pubblico, e questo per noi è un piacere. Certo. Sicuramente anche grazie alle ospiti, che sono comunque due ospiti di rilievo, Loredana Lipperini, una giornalista e scrittrice sicuramente molto noto, voce nota anche nel panorama giornalistico italiano, e Lucia Tancredi, un'amica della nostra rassegna, del nostro territorio, anch'essa scrittrice e alla guida di una casa editrice a conduzione femminile. E noi abbiamo avuto l'occasione di intervistarle separatamente, quindi iniziamo dall'intervista che abbiamo realizzato con Loredana. Loredana, buongiorno. Intanto raccontiamo anche chi è al nostro pubblico. Lei è scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica, e lunedì ha preso parte al primo incontro dedicato a questa rassegna Impronte Femminile. È stata una delle protagoniste dell'appuntamento intitolato La danza delle ombre felici, madri matrigne nella letteratura e nell'immaginario. Intanto le chiedo che cosa significa per lei essere donna, essere madre, essere matrigna. Sono etichette oppure sono parti integranti della stessa persona? Sono diverse sfaccettature di una stessa donna? Io sono soprattutto una persona. Io sono Loredana, figlia, poi madre, moglie. Sono una scrittrice, sono le molte cose che una persona è. Quindi abbiamo scelto con Lucia Tancredi di parlare di madri e matrigne proprio perché l'immaginario letterario, e non solo letterario, soprattutto nel nostro paese, è ancora incardinato tra queste due figure, la madre buona e la madre cattiva, senza mai considerare che siamo fatti di ombre e di luce. Per questo titolo è La danza delle ombre felici, perché appunto siamo fatti di luce e siamo fatti di ombra, oltre a essere il titolo di una bellissima raccolta di Alice Munro. Ecco, lei ha un curriculum di tutto rispetto. Qual è la strada che ogni donna dovrebbe percorrere nella vita personale e professionale? L'8 marzo potremmo affrontarlo anche danzando in queste ombre? Come diceva Stephen King, la vita è un palcoscenico illuminato e circondato di tenebre. Se su quel palcoscenico riusciamo a danzare, forse riusciamo a sconfiggere quelle tenebre. Io non me la sento di dire cosa si dovrebbe fare, perché le strade sono collettive, certo, ma anche individuali. Posso dire che bisognerebbe cercare di essere persone libere, libere e non egoiste, libere e sorelle e fratelli, libere e parte di una comunità però. Ecco, proprio il messaggio che avete lanciato, no, al termine di quell'incontro, cioè di non doversi sempre sentire giuste, competitive, ma appunto essere libere, di essere se stesse. Nessuna persona, donna o uomo, è fatta soltanto di bene o di male. Nessuna persona è incasellabile e definibile. Certo, io sto parlando di immaginario, ci sono poi delle questioni oggettive che riguardano le donne, e non mi sogno neanche di dimenticarle, che riguardano il lavoro,
che riguardano la perdita del lavoro che ci ha colpito soprattutto nell'anno che abbiamo alle spalle e nel momento che ancora attraversiamo, riguarda l'autorevolezza che ancora non è conosciuta. Questo è, secondo me, lo scenario in cui ci si muove. All'interno di quello scenario, però, quello che io vorrei che si riuscisse a fare tutte noi è di non ragionare per stereotipi a nostra volta, di non concederci alla facilità del linguaggio social e di ricercare sempre, sempre la complessità, perché senza complessità nessuna battaglia si vince. Ecco, l'8 marzo appunto è una festa delle donne, si è parlato anche insieme all'assessore Cucchiarini in altri appuntamenti con noi di Fanon TV, di questi femminicidi, di questi numeri anche importanti che purtroppo sono aumentati in questi ultimi mesi, un periodo anche difficile dal punto di vista pandemico. Secondo lei questa forza delle donne potrebbe aiutarle anche a cercare di affrontare quel tipo di situazioni, ecco, essere se stesse, essere forti? Guardi, qui serve un discorso politico, non la forza in vale. Il discorso politico è molto semplice. Noi siamo uno dei pochissimi paesi europei che non riescono ad avere lezioni di educazione sessuale e sentimentale nelle scuole, dove tutto nasce, dove tutto si forma, dove le fragilità si evidenziano. C'è una proposta di legge del 1971, ora ferma là. Allora, o ci si batte per questo, o si decide che la formazione delle giovani persone è fondamentale, o nessuna forza al mondo può risolvere una faccenda molto delicata, molto difficile, molto complessa anche ancora una volta da affrontare. Però il primo passo è quello. Se non si fa, non succede nulla. Ci può anche svelare i suoi progetti? Se ha qualcosa in serbo? Farò il mio lavoro, come sempre, a Radio 3 nella conduzione di Fahrenheit e poi scriverò, ma ancora è troppo presto per dire cose. Bene, non svegliamo allora altro. Grazie per essere stata nostra ospite. Buon proseguimento di giornata. Grazie a voi e Grazie, buon lavoro saluto, grazie. naturalmente. Grazie. E adesso passiamo invece all'intervista ad un'altra amica della rassegna, Lucia. Lucia, amica della rassegna Impronte Femminili, amica di Fano, ma anche della Casa delle Donne, scrittrice, insegnante, editrice. Qual è il suo rapporto con il mondo femminile? Beh, io ho fatto una scelta ben precisa, mi sono laureata in lettere e ho scoperto che in realtà dopo il liceo e dopo i miei studi non avevo mai studiato una donna. Per cui ho deciso di dedicarmi alla letteratura, ma in un certo senso alla letteratura nel segno della differenza, vale a dire. Le donne devono essere contestualizzate, studiate in maniera diversa. E devo dire che Fano è stato molto importante in questa crescita, perché la collaborazione con la Casa delle Donne, con il Circolo Bianchini, con l'Università dei Saperi, con l'Eremo di Montegiove, in realtà sono stati dei luoghi veramente fatali, come si dice in letteratura. Hanno segnato un prima e un dopo. È attraverso la condivisione con tutte le persone che ho incontrato che sono riuscita in un certo senso ad individuarmi e a studiare. Ma oggi si parla molto di femminismo, equivocandolo: il femminismo prima di essere agito deve essere studiato. Con queste donne, e non solo donne, abbiamo studiato. E attraverso lo studio delle donne siamo riusciti a capire quello che volevamo e anche quello che non volevamo. Ecco, ma lei è anche mamma. Che cosa significa essere madre di figli maschi? Allora, non a caso, beh, uno dei miei libri più importanti è stata una biografia di Monica di Tagaste, la madre di Sant'Agostino. Beh, è stato molto importante perché uno dei motivi per cui Santa Monica è stata fatta santa è proprio in questo corpo a corpo con un figlio maschio talmente importante. C'è sempre un momento nella vita di una donna in cui ci si rende conto che i figli maschi sono degli uomini. Per cui un po' tutte le vischiosità, tutti gli incidenti di percorso, tutti i non detto con il mondo degli uomini, la madre dei figli maschi poi li vive tutti. C'è un momento in cui i figli maschi, quando escono fuori dal simbiotico materno, perché è giusto che sia così, ti guardano con molto distacco ed è quello il momento in cui bisogna adottare il metodo Santa Monica, vale a dire far di tutto per cercare di influenzarli, poi guardare il cielo e dire adesso vai avanti da solo. Che cosa l'ha portata invece alla scrittura? Perché comunque le tematiche al centro della sua attenzione sono ben chiare.
Allora, c'è una scrittrice, una grande signora della scrittura che io ho sempre considerato la mia maestra, Grazia Livi. E l'incontro con Grazia Livi è avvenuto a Fano. Il Circolo Bianchini con la carissima Assunta Ferri mi avevano chiamato inizialmente per presentare Dacia Maraini, la quale non era potuta venire, all'ultimo momento invece venne lei, la mia maestra. Io la incontrai a Fano, presentai il suo libro, Lo sposo impaziente. Le donne della Casa delle Donne vennero a sentirmi e mi proposero il primo dei 14 laboratori di lettura che ho tenuto ogni anno. Quindi è una collaborazione importante. Ma Grazia Livi è autrice di un saggio bellissimo, una sorta di saggio autobiografico, che si intitola Narrare un destino. Ecco, io penso che la scrittura è questo. Innanzitutto è un destino, è qualcosa verso cui ci sentiamo portati. E poi devo dire che è un grande dono. È un grande dono perché la scrittura è svuotarsi, farsi un po' come dicevano gli antichi a proposito del poeta Vate, farsi quanto più possibili vuoti e far passare attraverso di sé qualcuno, qualcos'altro. Quindi è un confronto con l'alterità molto bello, è un po' come il rapporto d'amore, bisogna recedere per far posto all'altro. E devo dire, è davvero una cosa molto bella, molto. Lunedì scorso si è tenuto il primo appuntamento di questa rassegna Impronte Femminili e al termine di questa iniziativa lei ha lanciato un bel messaggio, un messaggio forte alle donne, riprendendo anche una frase di Maria Montessori Bambina. Vogliamo ricordarla? Sì, allora innanzitutto grazie a Sara Cucchiarini perché riesce a mettere insieme tante donne e riesce a farci riflettere. Allora, insieme a Loredana Lipperini, con le quali siamo direttrici, è necessario sottolineare questa parola, che al femminile tra l'altro è molto bella, direttrici di una rassegna, un festival, i giorni della Merla, piccolo festival d'inverno. Allora, abbiamo cercato di capire quale segnale dare, soprattutto in questi tempi così complessi, così difficili, però anche tempi germinali in cui qualcosa di nuovo deve venire fuori. Abbiamo detto, non facciamo una festa della donna, non celebriamola attraverso le figure delle donne eccezionali, che pure sono state importanti per ricostruire una genealogia. È un po' come diceva Maria Montessori bambina, tra l'altro all'eremo di Montegiove ho presentato Cristina De Stefano, l'autrice dell'ultima bellissima biografia di Maria Montessori, quindi alla fine c'è sempre Fano. Maria Montessori bambina al maestro che gli propone le storie delle donne edificanti del passato, lei dice basta, un po' con tutta la preveggenza dei bambini, sono io che devo scrivere la mia storia. Quindi quello che abbiamo voluto è innanzitutto non presentare sempre la storia delle donne eccezionali, che a volte in un certo senso relegano la nostra normalità a qualcosa di così svilito. E abbiamo scelto il titolo di un bellissimo racconto di Alice Munro, premio Nobel della letteratura, che poi dà il titolo anche alla raccolta, ed è La danza delle ombre felici. Vale a dire, è bello in questo momento danzare per noi donne, un po' di leggerezza, perché abbiamo bisogno di questa leggerezza. Ma secondo me il momento della svolta delle donne è quando le donne potranno danzare con la loro ombra. In un certo senso il patriarcato, diciamolo in senso lato e senza nessuna recriminazione, perché anche gli uomini poi sono vittima di questi out-out. Il patriarcato, soprattutto in letteratura, la società capitalistico-borghese, a un certo punto ha sentito il bisogno di creare figure dicotomiche, la madre, la matrigna, la donna buona, salvifica e la femme fatale, la dark lady, la mala femmina. Io ho fatto una carrellata di dark lady, di male femmine, che sono quelle che poi propiniamo anche ai nostri studenti. Io insegno in un liceo l'ultimo anno, vale a dire la Lupa di Verga, la madre svergognata, Emma Bovary, che per inseguire i suoi sogni romantici in realtà non considera affatto la figlia, Anna Karenina che abbandona suo figlio. Quindi le sterili superfemmine d'annunziane che non figliano mai proprio di proposito. In realtà sono un'altra parte di noi, sono la nostra ombra. Sono state usate come uno spauracchio per prospettare questa situazione di non ritorno alle donne, non affidarti alla passione, non affidarti all'irrazionale perché poi non torni più indietro. Quindi la doppia In faccia della realtà stessa medaglia, no? Di ogni donna. è la faccia della stessa medaglia, cioè c'è un momento in cui una madre deve essere matrigna, vale a dire deve sbarazzarsi della figlia.
cioè un po' come fanno le matrigne. Non a caso io ho citato Clarissa Pincola Estés, la grande studiosa che ci ha insegnato a lavorare simbolicamente sulle favole. Nelle favole la madre buona deve morire, in senso simbolico, e la matrigna la deve gettare nel bosco della vita, dove deve individuarsi, altrimenti diventa come il mito di Proserpina, cioè Demetra, la grande madre, la vorrebbe tenere sempre nel corpo enorme che è la natura e farla essere sempre figlia. Quindi le matrigne sono altrettanto indispensabili nell'individuazione del femminile, come abbiamo ripercorso le società matriarcali dove la madre della morte come osso sbiancato era l'altra faccia della madre nera, della Madonna nera, il colore della terra fertile. Cioè è la madre morte che apre i canali del parto, che taglia il cordone ombelicale. Se non c'è la madre morte che taglia, non c'è la madre della nuova vita. Quindi in realtà è il momento in cui dobbiamo accogliere con noi e riconoscere. Io ho concluso con Hildegarda, che tra l'altro è un personaggio del quale ho scritto dicendo che Hildegarda non aveva delle figlie, aveva le sue monache che considerava figlie. Quindi la maternità in realtà è un concetto universale. È un concetto anche al maschile, anche un uomo deve Certo. valutare la maternità. Però ecco, ripeto, la grandezza di personaggi come Hildegarda sono state quelle di aver protetto le loro figlie, sovvertendo anche il simbolico del patriarcato. Quindi mamme ribelli per avere figlie ribelli, anche nella loro normalità, quindi non nella loro eccezionalità, Certo. e anche nei loro errori, perché c'è stato un momento in cui tutte noi siamo state un po' svergognate, un po' malefemmine, un po' dark lady. Sono un'altra parte di noi che dobbiamo riconoscere e che dobbiamo alleggerire in questa danza. E quindi in conclusione siamo noi che dobbiamo scrivere la nostra storia. Siamo noi che dobbiamo scrivere la nostra storia, però una storia in cui dobbiamo riscattare tutto, cioè tutto, anche la nostra ombra, in un certo senso sono un po' come le rughe che parlano di noi. È E vero. molto spesso senza la nostra parte in ombra. Ieri infatti abbiamo detto danziamo con le ombre per andare verso la luce. Esatto. Grazie per essere stata nostra ospite, Grazie a voi veramente. e grazie a Fano, che per certi aspetti è veramente un po' anche la mia città. E tra gli enti che sostengono questa iniziativa c'è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, quindi un supporto importante. Un supporto importante del quale siamo molto orgogliose. Entra da quest'anno la Fondazione Cassa di Risparmio a sostenere un progetto come questo che si occupa di diritti di donne e di territorio, quindi siamo molto contenti. E allora sentiamo le parole del presidente Giorgio Gragnola. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha accolto con favore l'invito che ci è pervenuto dall'amministrazione comunale a sostenere questa rassegna che ha molteplici obiettivi: diffondere l'arte, la cultura, la narrativa per le pari opportunità e i diritti umani, promuove inoltre un dialogo tra linguaggi e territori che sono diversi, oltre alla collaborazione tra donne. Il progetto coinvolge molti comuni della Vallata del Metauro, che sono l'area di riferimento della nostra fondazione, quindi la rassegna poi anche nelle passate edizioni ha prodotto momenti importanti di condivisione sui temi che sono stati proposti. E riteniamo un bell'esempio di incontro e di collaborazione tra il mondo delle associazioni e le istituzioni. In questo senso la Fondazione ha ritenuto di essere presente e di dare il proprio contributo. Quindi un sostegno importante da parte della Fondazione Carifano, ma ci sono anche altri partner dell'iniziativa. Sì, quest'anno abbiamo iniziato una collaborazione della quale siamo molto orgogliose, che è quello con l'Istituto ISIA di Urbino, che comunque dà un'importante svolta a tutto quello che è l'aspetto comunicativo. C'è una nuova grafica molto d'impatto e già molto apprezzata, che sa sottolineare e dialogare in modo armonico ed equilibrato con l'illustrazione. Noi abbiamo dato sempre grande importanza al manifesto d'artista e l'illustrazione con la grafica devono poter dialogare in modo opportuno. Quindi l'ISIA è una new entry che rende ancora più importante il nostro lavoro.
Sì, noi siamo stati coinvolti come ISIA ad Urbino, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, un istituto universitario di progettazione grafica e comunicazione visiva. Quindi siamo stati coinvolti per progettare la comunicazione in collaborazione ovviamente con Mara Cerri, che ha realizzato l'immagine di quest'anno, che è anche nostra docente, per cui ci ha fatto davvero molto piacere collaborare in questo modo. E l'ISIA d'Urbino è una scuola di comunicazione che pone molta attenzione al ruolo sociale e politico dei linguaggi, quindi della fotografia, dell'illustrazione, della grafica, proprio nella convinzione che cambiando i linguaggi si possa poi produrre anche un effetto di cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo con gli altri, nella società, e quindi poi si possa effettivamente avere un impatto positivo rispetto anche alle politiche culturali e di sviluppo. Questo è stato anche un po' l'innesto per il progetto che abbiamo proposto, grafico, che cerca di mettere in discussione quelli che possono essere gli stereotipi nell'ambito della comunicazione. Ad esempio, spesso si abbina un linguaggio calligrafico morbido all'idea di femminilità, e abbiamo proprio voluto confutare questa affermazione utilizzando un linguaggio che invece si basa su caratteri tipografici solitamente visti come oggettivi, neutrali, forti, ma che le reinterpreta attraverso il disegno di Mara, rendendoli più personali e più espressivi. Inoltre abbiamo contribuito anche con l'organizzazione di uno degli appuntamenti della rassegna online a cura della professoressa Silvana Sola, storica dell'illustrazione, che sarà in dialogo con tre giovani illustratrici che sono proprio anche occupate di temi legati ai diritti e quindi all'affermazione di nuove modalità di espressione meno canoniche e non stereotipate. Ecco. E quali saranno i prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti, ci sarà un marzo molto fitto di appuntamenti e di ospiti, sempre online. Domenica 14 marzo ci sarà un appuntamento dedicato alla cultura pop, alla cultura contemporanea e soprattutto a indagare la figura e gli effetti della nota influencer Chiara Ferragni. E lo faremo con Lucrezia Ercoli, famosa, insomma, anche lei scrittrice, filosofa, ma direttrice di un importante festival come quello di Pop Sofia, in dialogo con una giornalista che è Elisabetta Liz Marsigli, e parleranno appunto dell'ultimo libro di Lucrezia che titola proprio Chiara Ferragni, Filosofia di un influencer. E l'appuntamento successivo? L'appuntamento successivo è un appuntamento del quale sono molto orgogliosa, perché ci saranno due donne insignite dal presidente Mattarella nel dicembre dello scorso anno del riconoscimento dell'onore al merito alla Repubblica per le due loro esperienze di reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, e sono Nicoletta Cosentino con la cooperativa Cuoche Combattenti e Valeria Valotto, che invece verrà a raccontare l'esperienza di Quid Moda Etica, una esperienza siciliana la prima e una veneta la seconda, quindi dal nord al sud d'Italia. E poi il 28 marzo si parla anche di cucina. Si parla di cucina, ma più che di cucina, di rapporto attraverso l'alimentazione tra genitori e figli, ed è un rapporto dedicato ai più piccoli in relazione ai loro genitori, perché presenteremo il lavoro e l'esperienza di una tata che cucina, una blogger del nostro territorio che è Alessandra Vitale, in dialogo appunto con la sua collaboratrice che è Valentina Mascioli, con la quale hanno scritto questo libro che è appunto Una tata che cucina. E insieme a loro faremo la crescia di Pasqua, questo va detto, quindi insieme online a loro, ai più piccoli e ai genitori, faremo la domenica prima di Pasqua
la Crescia di Pasqua, appunto, ma al di là dell'aspetto così carino e divertente, c'è anche quello che è una volontà di trovare un rapporto comunque di equilibrio tra affettività e cibo, in un dialogo, diciamo, sano fra genitori e figli. Quindi questo è un po' l'obiettivo che si pone Alessandra, e sarà un bel appuntamento. E poi di cucina, ma botanica, si parlerà nell'ultimo incontro del mese di marzo. Una grandissima ospite, ormai è diventata una, diciamo, star di Instagram, con milioni di visualizzazioni e migliaia di follower, è Carlotta Perego, con la presentazione del suo libro che in pochi mesi è già all'ottava ristampa, che appunto si chiama Cucina Botanica, che prende il nome della sua esperienza e del suo impegno. E sarà un modo per cominciare ad introdurre un po' un tema al quale tenevamo, insomma, parlare, che è quello appunto di un'alimentazione etica, e lo faremo insieme a lei, che ci saprà raccontare la sua esperienza, e anche in modo molto non radicale e delicato ci potrà parlare di quella che è un suo modo di vedere, di vivere la cucina e l'alimentazione. Poi ci saranno tanti altri appuntamenti e incontri, però assessore, avremo modo di parlarne anche più avanti. Ricordiamo che sarà possibile, per chi non riuscisse a seguirvi in diretta, rivedere queste puntate. Assolutamente sì, perché sono tutte online nel nostro sito improntefemminili.it, nella pagina Facebook di Impronte Femminili o del Comune di Fano, o sul canale YouTube di Impronte Femminili o del Comune di Fano, per cui sarà possibile vedere tutto quello che non potrete seguire in diretta. Grazie davvero a Maraceri per essere stata nostra ospite, e grazie all'assessora alle pari opportunità Sara Cucchiarini, che appunto è la coordinatrice, la curatrice di questa rassegna, per essere stata con noi. Grazie a te, Simona. Grazie e buon proseguimento di giornata.